Pepin Le Bref. Pepino poi, non è Pipino il breve? Sì. Pepino il secco, da senza accento, al vescovo di Narbonne, il diritto sulla navigazione e il sfruttamento delle saline. Comunque si intitolava Il Castillo di Gruffè. Bellissimo. Che poi... Ah no, non c'è lo spagnolo, vabbè. Charles de Chauve, Carlo il Calvo, attribuisce alla chiesa di Narbonne la metà dei diritti di pedaggio sul commercio di terra e di mare e la metà delle saline che appartengono al conte di Narbonne. La chiesa stabilise allora una signoria per riscuote i diritti per una parte del dominio marittimo e della terra di Gruissan. Ma soprattutto per riscuote. Per riscuote, violentemente. Il nome di Gruissan è Casi. Menzionato per la prima volta. Per la prima volta, vai tu. Un parteggio arbitrale segnala l'esistenza del castello di Gruissan, che si contendevano l'arcivescovo e il arcivescovo cosignore. E il andato sul Ma questo è tradotto in Google Translate. Questa frase è bellissima. Il nome castillo è usato per la prima volta. Castillo, proprio così. Ok. La popolazione si rifugia. Ma perché? Incursioni dei pirati. Ma perché è peggiore? Tanti liti. Perché avvengono peggiora? Tra i cosignori. Perché peggiora? È sempre più incomprensibile. Secondo me gliel'hanno scritto a mano, però sai che la N si fa come la U, certe volte. La popolazione si rifugia ad ogni incursioni dei pirati. Tauti liti avvengono tra i cosignori. La vecchia torre centrale, oggi sparita, è comune ai due cosignori. Ma i due cosignori dove stanno? Ma non importa. Okay, non so. Nel anno 1247 la costruzione della torre rotonda, che esiste ancora attualmente, è terminata sul un pulso dell'arcivescovo. Sull'un pulso dell'arcivescovo, no. Guillaume di Blois. Allora è chiaro che questo è stato scritto bene in italiano, ma è stato copiato male. Esatto, perché sull'impulso. E poi l'arcivescovo stavolta lo sanno, ah, prima invece era prima arcivescovo. Okay. Comunque Gil Aiselin, arcivescovo e signore di Gruissan, ricompra la parte della signorio di Béringer di Boutenac. Signorio. La chiesa di Narbonne diventa proprietaria del castello e della signoria. Non ci credo. L'arcivescovo condivide i suoi diritti con il suo ptitolo illegibile. Ptitolo. Il castello, fortezza militare, gioca un ruolo importante durante la guerra della Ligue. Ma io non della capisco League, un cazzo. Tipo l'Europa League. Della Ligue. Sia occupato dai partigiani di Montmorency, sì, sia da quelli del duca di Joyeuse. Questo, sì, provoca nodo la grande sofferenza degli abitanti. Alla ma fine di queste guerre, il castello, per la prima volta denominato castello, chissà perché, alleggerioto dei militari, non ci credo, è restituito allo suo signore mutilato. Ma com'è mutilato? Quando si è mutilato? È perso della sua importanza di strategia. Trasformazione! Però, aspetta, non è possibile che una frase inizi con trasformazione. Sì, trasformazione dei metodi di guerra, di battaglia. È gradualmente abbandonato, punto. Certi abitanti del borgo prelevano pietre per costruire la loro casa. Oh Gesù, questa cosa è stupenda. Ordinauza. Ordinauza. Ma è come ho detto io, la N al contrario. Con ordinauza ministeriale classifica il sito conseguentemente, certo, alla proposta della Commissione dei Monumenti Storia. Io non ho capito un cazzo. Gli abitanti hanno sempre provato una grande paura all'incontro dei pirati, che venivano troppe volte a mettere il villaggio a sacco. Certo. Nel diciannovesimo secolo, una leggenda si diffonde attribuendo al famoso Barbarossa diventato
corsaro dell'impero ottomano, la costruzione della torre rotonda del castello. Sì. Nonostante che ciascuno conosce la sua esistenza dal 1247, sia circa 300 anni prima la morte del pirata, la torre ancora oggi conserva questo nome. Quale nome? Non capisco un cazzo. Ma forse Barbarossa non ha mai messo il piede a Grusin. Su Rai Educational Channel. Sapevatelo. Sapevatelo. Non si capisce un cazzo, Ila.